Allora, prima di vedere la fisica di questo esperimento, vi devo dire una cosa. Molti di voi vedono i miei video, ma non tutti mi seguite. Questo invece per me è molto importante. Allora, seguite la pagina per nuove lezioni. Che sta roba qua che avete visto è alla base degli aerei, della Formula 1, cioè alla base dell'ingegneria che utilizza l'aria. Aerodinamica, bravissimi. I fluidi tendono a muoversi da una zona di pressione maggiore a una zona di pressione minore. Perdonatemi, se le palline stanno salendo, vuol dire che la pressione sotto è maggiore che sopra. Accendo il phon, l'aria sopra va veloce. Quando la velocità dell'aria è alta, la pressione è bassa. Questa alta velocità sopra crea una zona di bassa pressione, perché le palline chiaramente acchiappate dall'aria che deve compensare, no? Si deve spostare da una zona di pressione alta a una zona di pressione bassa, si spostano. Pensate anche per esempio all'aereo che vola. Sotto le ali si crea una pressione più alta, sopra è più bassa, quindi l'aereo viene spinto verso l'alto. Questo dipende dalle forme delle ali. Le auto di Formula 1, il contrario. Gli alettoni sono fatti in modo che la pressione sia maggiore sopra, quindi la macchina viene schiacciata.